Nascosti nel fitto della foresta equatoriale, che ricopre l'immenso bacino alluvionale del fiume Congo, vive uno dei popoli più antichi e misteriosi della Terra, i Pigmei. Da sempre legati in modo indissolubile alla vita in foresta, i Pigmei stanno oggi abbandonando i propri accampamenti nelle radure e lungo i fiumi dell'Africa equatoriale per uscire allo scoperto. Alla ricerca di un'esistenza moderna, migliore, i giovani Pigmei stanno per incamminarsi lungo i sentieri della civiltà, alla volta di una vita diversa, più comoda. Per incontrare i Pigmei di etnia Baka, che vivono nel Camerun sudorientale, bisogna scendere fino a Lomié, sul fiume Gia. Lomié è una cittadina di frontiera tra il nuovo e il vecchio mondo africano, un capolinea della civiltà. Prima che arrivassero le compagnie di taglio del legname, Lomié era un piccolo villaggio. Oggi ci vivono 5.000 persone, quasi tutti bantù. Lomié non è certo una metropoli. Il telefono non è ancora arrivato. Ma c'è l'elettricità ed è possibile trovare un po' di tutto, compreso il carburante. Qui la gente non va certo per il sottile. Al distributore, per esempio, si può anche fumare, mentre si fa rifornimento con la damigiana. La pista, costruita dalle compagnie di taglio del legname, taglia in due la foresta e termina dopo una trentina di chilometri. Da qui in poi si prosegue a piedi, ed è meglio affidarsi alla guida di Odonné. Je suis le chef du village de Kom. Sono il capovillaggio di Kom, capo di terzo grado. Sono la prima guida per i bianchi e sono bilingue per i Pigmei. Da qualche anno, alcune famiglie di Pigmei Baka si sono accampate poco lontano dalla strada. Ogni mattina mandano i propri figli a scuola, secondo le direttive del Ministero dell'Istruzione camerunense. Le Pigmei sono le frères. I Pigmei sono fratelli, i fratelli camerunensi. Sono liberi di vivere assieme a noi. Capiamo la lingua, il dialetto. Il bacino del Congo è, dopo l'Amazzonia, la foresta pluviale più grande del mondo. Trentamila chilometri quadrati di questa foresta primaria appartengono politicamente al Camerun. I Pigmei Baka sono un popolo di cacciatori-raccoglitori. Per tradizione sono nomadi. Si muovono nella foresta a seconda delle stagioni e delle fioriture. Lungo il fiume Gia, al confine con gli ultimi campi coltivati dei Bantu, abitano alcune centinaia di Pigmei, appartenenti all'etnia Baka. Vivono di pesca, di radici, insetti, frutti, funghi e cacciagione. Non seminano e non raccolgono. Mangiano praticamente ogni cosa si muova tra le foglie o lungo i fiumi che scorrono all'interno della foresta. Due Pigmei si sono offerti di accompagnarci al loro villaggio. Hanno già incontrato la civiltà e anche qualche turista che ha lasciato loro scarpe, cappellini da basket e jeans. I due Pigmei non raggiungono il 1,50 m di statura, misura scarsa per un uomo di città, ma ideale per vivere nell'intricata e fitta foresta equatoriale. Qui,
come ovunque nel terzo mondo, sono le donne a sobbarcarsi i lavori più faticosi. La ricerca giornaliera del cibo è l'occupazione che assorbe più tempo. Frutti, funghi, tuberi, bruchi, termiti. Per trovare legna da ardere ci vogliono 2 ore ogni giorno. Sono le donne ad occuparsi di tutto. Gli uomini, invece, vanno a caccia. Il processo di sedentarizzazione di questi pigmei è iniziato alcuni anni fa, quando la zona di Già è stata dichiarata oasi faunistica, patrimonio naturale dell'UNESCO. Didas è il capofamiglia. Ha 6 figli, 2 mogli, una sorella vedova e 3 nipoti. Per quanto decisi a lasciare la vita di foresta, i Baka sembrano ancora legati alle tradizioni e ai loro miti ancestrali. Ritmi e canti accompagnano ogni momento rituale della vita e sono motivo di aggregazione e intrattenimento. Nell'oasi di Già, territorio protetto dall'UNESCO, il bracconaggio è comunque praticato. Questa notte sono state abbattute 2 scimmie, una femmina di cercopiteco che stava probabilmente allattando e un esemplare giovane di Cephus cephus. I pigmei non fanno certo distinzione tra specie protette o in via d'estinzione. Vendono gli animali abbattuti ad alcuni bantù che li rivenderanno a loro volta ai macellai del mercato di Lomié. La caccia per i pigmei è spesso l'unica forma di guadagno. Cerchiamo di farci indicare le scimmie più comuni. Tutti i pigmei sono sorpresi nello scoprire che esista un libro con fotografie della loro foresta. I ritmi sono dedicati al Jengi, lo spirito della foresta. I pigmei sono animisti e credono in una divinità superiore. Si incontra il Jengi durante il rito di iniziazione, che consiste nel rimanere senza armi e senza fuoco, soli, per alcune settimane. Per tradizione, i Baka, gente di fiume, sono dediti più alla pesca che alla caccia. I ruscelli sono pieni di granchi, rane e pesci. È questa la forma di pesca più primitiva che si conosca. È dal Paleolitico che l'uomo usa la pesca con la diga. I pigmei praticano questo metodo di pesca specie durante la stagione secca. La tecnica consiste nel fermare un piccolo corso d'acqua, bloccandolo a monte con uno sbarramento di rami e fango. Quando l'acqua comincia a stagnare, si inizia a prosciugare la pozza con le mani e con i catini. Granchi, rane, gamberi e pesci tentano di rintanarsi tra le radici, ma i pigmei non si arrendono facilmente e soprattutto conoscono ogni nascondiglio. Tutto è lì.
Dopo circa 3 ore, i pigmei decidono che non vale più la pena di setacciare altro fango. La diga ora può essere aperta. Le donne ne approfittano per dissetarsi con un po' d'acqua corrente. I pigmei sanno come si vive in comunità. Tra loro non usano denaro. La vita è una questione di favori reciproci e collaborazione. Non modificano l'ambiente in cui vivono, non consumano, non inquinano. Fanno parte della foresta come le piante, gli animali e gli uccelli. I pigmei, pur senza saperlo e neppure volerlo, sanno convivere in modo perfetto con l'ambiente, in sintonia con la natura. I camion delle compagnie di taglio del legname sono così pesanti che spesso fanno crollare i ponti. L'autobus di linea che da Lomie torna ad Abong Mbang non può attraversare. Molte assi del ponte sono crollate e cadute nel fiume. Come d'incanto, compaiono dal buio alcuni ragazzi che abitano in una capanna vicina. In un attimo, e dietro compenso di qualche banconota, rimettono in sesto il ponte. L'attività di stradini abusivi è un modo come un altro per campare. Viaggiare con i mezzi pubblici permette di fare conoscenza e amicizia con la gente comune. Permette persino di essere invitati a un matrimonio. Le nozze in Camerun sono vissute come la festa della vita e vi partecipa l'intero villaggio. Per tradizione sono gli zii degli sposi a combinare il matrimonio e ad accordarsi sulla dote, sul luogo e la data della cerimonia. Persino sulla band che suonerà alla festa. In Camerun la popolazione è molto giovane. Il 40% ha meno di 18 anni. Le nuove generazioni si stanno emancipando e sempre più numerosi sono i matrimoni d'amore, non combinati dalle famiglie. Gli invitati indossano i vestiti migliori. Per tradizione i colori degli abiti comunicano lo stato d'animo. Il giallo, il rosa e il bianco esprimono luce, felicità, vita. I regali in denaro vengono raccolti dai parenti. La festa dura tutta la notte e la birra scorre a fiumi. La viabilità nel Camerun meridionale è garantita da una fitta e capillare rete di trasporti privati. Da Abong Mbang si diramano molte strade per la Repubblica Centrafricana, per la Guinea Equatoriale e per il Chad. C'è un posto di blocco ad ogni chilometro. Anche tra i poliziotti c'è qualche abusivo. Ai polizie veri e a quelli falsi è preferibile lasciare comunque una mancia. Viaggiare con gli autobus locali è una sorta di avventura. Durante il viaggio può succedere di tutto. Dentro si viaggia stipati. Lo stesso camioncino che da noi è omologato per 9 posti, qui arriva a trasportare 24 persone. La polvere entra ovunque. Qualcuno sostiene persino di averne trovata nelle bottiglie tappate.
Due giorni di viaggio lungo piste sconnesse di terra rossa insegnano la sottile differenza che esiste tra poudre, polvere e poussière, cipria. Il nostro viaggio continua in direzione sud-ovest, verso la costa atlantica, dove ci sono altri insediamenti pigmei. Fra un paio di giorni dovremmo esserci. Lungo la strada la gente brucia gli sterpi e gli incendi sono frequenti. A causa del vento caldo si propagano in un attimo. Gli insetti messi in fuga dalle fiamme diventano un comodo e appetitoso banchetto per gli uccelli. Kribi, sulla costa dell'oceano, è l'ultima città del Camerun ed è poco distante dalla Guinea Equatoriale. Conosciuta e frequentata per le belle spiagge, Kribi è il centro di raccolta del legname destinato all'esportazione. I giganteschi tronchi di sepelin, talì, dabemà, vengono trascinati lungo il fiume Kieng e portati qui per essere imbarcati sulle navi. Turismo, segherie, piattaforme petrolifere. Eppure di lavoro a Kribi ce n'è poco. La paga di un manovale è di 10 euro al giorno. Le famiglie più povere non mandano i figli a scuola. Non se lo possono permettere. Il fiume Lobé sfocia nell'Oceano Atlantico a pochi chilometri da Kribi, dopo aver attraversato 80 chilometri di foresta equatoriale. Disseminati nell'immenso bacino alluvionale del Congo, che si estende tra Camerun, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale e Repubblica Democratica del Congo, vivono 50.000 pigmei. I piccoli uomini delle foreste sono da sempre liberi e nomadi, cacciano, pescano e raccolgono frutti. È questa la più grande area forestale protetta di tutta l'Africa. La più misteriosa, la più straordinaria. Non avendo conosciuto alcuna variazione climatica, questo angolo del nostro pianeta è rimasto intatto da milioni di anni. Lungo il fiume abitano alcuni pescatori bantù. Sono poche famiglie, le ultime dedite alla pesca, alla raccolta di copra e alla produzione di olio di palma. La vita per questa gente è grama, faticosa, ma almeno nessuno di loro patisce la fame come in città. Alcuni gruppi di pigmei bangeli si sono avvicinati al fiume. Hanno capito di poter essere interessanti come attrazione turistica.
distanti 3 ore di piroga da Kribi, hanno iniziato a ricevere visite quasi ogni giorno. Il villaggio dei pigmei non deve essere lontano. Al villaggio non ci sono uomini adulti, solo il vecchio capo villaggio con alcune donne e bambini. La gente vive nei mogul, le tradizionali capanne di frasche. Le famiglie di Bangeli non sembrano campare male. La sorella del capo villaggio tiene la capanna in ordine. Il pavimento è stato spazzato alla perfezione. Nemmeno un pezzetto di manioca o un ossicino. Nulla. La famiglia di Bangeli accetta visite per la somma di 1000 sefa, denaro che il capo non sa ancora maneggiare perfettamente. Difficile dire se sia meglio vivere nomadi nel fitto della foresta, cibandosi di radici e frutta, oppure restarsene qui, senza faticare, barattando la propria presenza per un po' di manioca e qualche vestito con cui vengono pagati dai barcaioli che accompagnano i turisti. Agli inizi del Novecento i pigmei erano esibiti nei baracconi dei circhi. Da allora le cose non è che siano molto cambiate, visto che i pigmei continuano a subire ogni genere di violazione dei loro diritti più elementari. Non essendo registrati al momento della nascita, non hanno identità anagrafica e non votano. Nessun documento o pezzo di carta dice chi sono e come si chiamano. Non possono neppure rivendicare diritti sulla foresta nella quale vivono da milioni di anni. Si lasciano scacciare dalle compagnie di taglio del legname senza opporsi. Mette tristezza vedere uno dei popoli più antichi e misteriosi della Terra ridotto al rango di attrazione turistica. Stanno facendo, tristemente e inesorabilmente, la stessa fine che hanno fatto altri popoli nomadi prima di loro. Stanno per essere inglobati. Ma i pigmei non ne sono pronti. Conoscono solo come vivere in foresta. Finiranno per essere emarginati, come decenni or sono capitò ai Pellerossa delle riserve nordamericane o in tempi più recenti agli aborigeni australiani. Le donne pigmee finiranno per mendicare e prostituirsi. Gli uomini, ubriachi, se ne resteranno a elemosinare accucciati nella polvere, sul retro di qualche sudicio bar. Questa, la tragica fine a cui sembrano destinati i pigmei del Camerun, che decidono di abbandonare il grembo protettivo della loro grande, eterna madre, la foresta. Una gara di pesca in Dartmouth, Nuova Scozia. Ogni estate molti eventi simili si svolgono sulle spiagge canadesi. Per molti questo derby rappresenta l'unico modo di entrare in contatto con gli squali. La sola possibilità di vedere questo animale da vicino. Molti canadesi non sanno che nelle loro acque ci sono degli squali, diverse specie di squali, ma non sono da biasimare. Si hanno in merito poche informazioni. Persino la comunità scientifica è poco informata sulla presenza degli squali nei mari canadesi. Ed è un peccato perché ci sono diverse specie interessanti.
Steve Campana è uno dei pochi ricercatori canadesi che studiano gli squali. È qui per ottenere informazioni sulla loro popolazione e sulla loro salute. Assisto a queste gare ormai da 5 anni. È un buon modo per ottenere informazioni sullo squalo blu, una specie comune in Canada, ma sulla quale sappiamo poco. Sono qui per approfittare di questi esemplari catturati e per effettuare degli esami scientifici dettagliati, così da ricavare informazioni utili per le nostre ricerche. Campana e il suo team misurano ogni esemplare per ricavare un'idea generale del numero dell'intera popolazione di squali. In una comunità sana si trovano esemplari a differenti stadi di sviluppo. Per questo valutano anche la maturità sessuale di ognuno. Ho notato che gli esemplari studiati sono sessualmente meno maturi di quelli della stessa età analizzati 5 anni fa. Un segno eloquente di un calo demografico. Agli squali catturati viene collocato un dispositivo elettronico. La tecnica di pesca è la stessa utilizzata dai pescatori sportivi durante il derby. Questo esemplare è leggermente sotto i 2 metri di lunghezza e ha circa 6 anni. Poi, per assicurarsi che lo squalo non sia ferito, alcuni sub lo seguono in acqua. Circa il 14% degli squali blu monitorati nelle acque canadesi viene catturato una seconda volta per poter permettere ai ricercatori una valutazione dei suoi spostamenti e della sua crescita. Tuttavia, non ci sono informazioni sufficienti per capire per quale ragione molti esemplari si trovano in queste acque. Gli squali blu vivono ovunque nel mondo. Sono state registrate addirittura distanze di percorrenza di 6.000 chilometri, un dato che rende difficile qualsiasi intervento di tipo conservativo. Un'altra barca scarica il suo bottino. In Nuova Scozia vengono pescati circa 300 squali dall'inizio della stagione del derby. La carne viene venduta e i proventi dati in beneficenza. Non sapendo ancora quanti esemplari abitano le acque canadesi, le loro uccisioni per sport generano delle critiche. Tuttavia, Campana riconosce ai derby una funzione costruttiva. Ho scoperto che molti sono interessati non solo ad aspetti superficiali a proposito degli squali, ma alla loro dieta alimentare. Mi chiedono di vederne lo stomaco. Non hanno mai visto l'interno di un pesce così grande e sono curiosi. In questo modo si ha la possibilità di parlare con la gente, facendole capire che queste creature non mangiano l'uomo. Una bellissima giornata. Siamo fortunati. Questa sera il mare è incredibilmente calmo. Appena il sole inizia a tramontare, Paddy Gray e suo figlio gettano le lenze. Si cerca di pescare uno squalo nasuto. Lo squalo nasuto è molto interessante da studiare, perché se ne sa davvero poco. È una specie sconosciuta. Pochi anni fa non ne sapevamo niente. Non conoscevamo dove viveva durante gran parte dell'anno, quanti piccoli aveva, quanto durava il periodo gestazionale, come procedeva il suo sviluppo e a che età moriva. Un mistero. Un ostacolo importante per il suo studio è che lo squalo nasuto vive in acque profonde.
A differenza degli squali blu che nuotano in superficie, questo esemplare si trova a più di 100 metri di profondità. Non sono molti i pescatori capaci di pescarlo. In Canada sono state concesse una ventina di licenze che permettono la loro pesca. Il vantaggio delle autorizzazioni per la pesca di questi esemplari e del rapporto cooperativo con i pescatori è che si ottengono importanti informazioni biologiche grazie alla quantità del pescato. Informazioni sulla posizione degli squali, sul numero, sull'età media della popolazione. Il tutto dà un'idea di quanto sia difficile oggi catturare gli squali rispetto a 10 anni fa. Lo studio dei dati permette di tracciare un quadro complessivo. Fin quando non saremo in grado di ottenere queste informazioni, altrimenti la pesca sarà una preziosa fonte di notizie. Le informazioni vengono utilizzate per proteggere gli squali. La popolazione dello squalo nasuto rischiò di estinguersi nel 1960 a causa della pesca industriale in Norvegia e nelle isole Faro. Oggi soltanto in Canada è possibile pescarne. Steve Campana e i suoi collaboratori hanno preso parte a molte battute di pesca. La quantità è di circa 1 migliaio di tonnellate di squali pescati in un anno. Le nostre informazioni preliminari suggerivano che dovesse essere più bassa, circa 750 tonnellate per anno. Non so se a lungo termine questo sarà un obiettivo sostenibile, ma di certo non siamo troppo lontani da quel numero. Otto ore circa dopo aver gettato le lenze, Paddy riavvolge i ganci. Qualcosa ha boccato. La pesca è stata fortunata. Sono stupendi. La misura media di uno squalo nasuto è di quasi 2 metri di lunghezza per 68 kg di peso. Ma ce ne sono di più grandi. Sono stati pescati esemplari dai 2 metri e mezzo di lunghezza ai 3, con un peso fino a 230 kg. Possono essere davvero molto imponenti. I denti sono molto affilati, adatti ad afferrare i pesci velocemente e ad inghiottirli interi. Il nome squalo nasuto, Shark Beagle, deriva dai cani Beagle, con i quali ha in comune la tenacia durante la caccia. Nell'acqua sembrano simili agli squali Mako, ma anche ai grandi squali bianchi. Più da vicino si nota una macchia bianca sul lato posteriore della pinna dorsale. Così come per gli squali blu portati sulle rive durante i derby di pesca, ogni squalo nasuto catturato nel mare viene poi misurato e registrato da Campana. Il programma di monitoraggio ha avuto successo. Con l'aiuto di alcuni ricercatori norvegesi e americani, più di 1.800 squali nasuti sono stati classificati. Questo ha permesso a Campana di comporre un quadro dettagliato sulle loro abitudini di vita. Siamo certi che si dirigono verso la costa, per cui durante l'inverno inoltrato li troviamo nelle acque a sud del Canada e in primavera lungo la costa della Nuova Scozia, per spostarsi infine in estate e in autunno a sud di Terranova e del Golfo di St. Lawrence. Trascorrono la maggior parte dell'anno nelle acque canadesi.
Paddy vende il pescato all'estero, soprattutto sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Le pinne vengono usate per fare la zuppa. Nel resto del mondo, la pesca agli squali sta finendo a causa del loro crollo demografico. Gli squali stanno scomparendo dai nostri oceani. Né Campana né Gray vogliono che accada lo stesso qui. Ritengo sia importante collaborare con la scienza laddove possibile, dimostrare che i nostri lavori non sono inconciliabili, che si può pescare senza contribuire ad estinguere gli squali. Se poi gli esperti diranno che non è possibile e daranno delle direttive, come la riduzione degli esemplari pescati, allora sarò d'accordo. Se esistono ragioni concrete perché la pesca debba essere ridotta, allora dovremo farlo. È possibile difendere questo tipo di pesca e permetterla in tutto il mondo, intensificando i controlli e riducendo la clandestinità. Questa è la mia speranza. Prince William Sound, Alaska. Un luogo perfetto per trovare squali salmone. Sono dei predatori attivi anche nelle acque fredde. Quando cacciano salmoni o altro, hanno la capacità di muoversi costantemente ad una velocità notevole. Quando li peschiamo, agitano velocemente la coda. Sono estremamente rapidi per la loro mole. È impressionante. Ken Goldman è un ricercatore dell'Istituto di Scienza Marina, uno dei pochi studiosi dello squalo salmone. La storia del ciclo vitale degli squali salmone è stata abbondantemente studiata dai giapponesi e un po' dai russi. Ci sono poche informazioni americane e pochi dati canadesi, forse 4 o 5 scritti scientifici. Lo studio che ho iniziato 5 anni fa rappresenta il primo tentativo, su questo lato del Pacifico, di comprendere la vita degli squali salmone, quanti anni vivono, la loro lunghezza, il loro peso. Questi dati, insieme all'indice demografico, sono stati osservati ovunque nel Pacifico, ma non qui. Gli squali salmone popolano le acque della costa della British Columbia e della California. Per studiarli su questo lato dell'oceano, l'Alaska è il posto giusto. In estate è possibile avvistarne un maggior numero. In questo periodo, infatti, numerosi banchi di salmoni provenienti dai fiumi fluiscono in mare per deporre le uova. Facendosi largo verso la corrente, formano un gruppo in movimento. Grazie alla loro presenza e ad alcuni provvedimenti governativi, Goldman ha buone possibilità di osservare questa specie di squali. Sono sorpreso e felice per come il governo dell'Alaska ha agito. La pesca commerciale degli squali in acque pubbliche è stata vietata nel 1997 e il tutto senza la necessità di dati biologici, un fatto unico. Grazie a questo provvedimento abbiamo un'opportunità molto rara per la scienza. La presenza abbondante di una popolazione di squali sana e capace di riprodursi, infatti, permette di approfondire la ricerca di quei dati utili a creare un piano amministrativo responsabile in previsione degli anni futuri. Goldman non ha difficoltà nell'individuare alcuni esemplari. Quando cacciano, gli squali salmone emergono in superficie facendosi notare. Tuffi come questi sono quello che Goldman e i membri del Dipartimento di Caccia e Pesca dell'Alaska stanno cercando. Just thrashing, taking a salmon.
Siamo in un fiordo chiamato Porta Ravena, un luogo dove negli ultimi anni si registra una discreta presenza di squali. Appena arrivati abbiamo notato una coppia di saltatori, è un posto ideale. Lo scopo è pescare degli squali, portarli a bordo, posizionare un collare radio e lasciarli. Tendono a farsi vedere facilmente. Se si getta un'esca con del salmone e la si fa muovere su e giù in acqua, si ottiene la loro attenzione. Uno squalo sta facendo molto rumore saltando fuori dall'acqua. Un secondo invece si è accorto dell'esca. Ora si avvicinerà seguendola fino in superficie. Uno squalo salmone non è una preda facile. Siediti, Dave. Punta i piedi. E usa le gambe, non la schiena. Lo squalo è riuscito a fuggire. Più di 20 esemplari rompono la lenza. L'ha rotta. Non vuoi proprio farti prendere, eh? Gli studi hanno dimostrato che gli squali salmone hanno una temperatura corporea più alta rispetto agli altri squali. Goldman è riuscito a far ingerire loro dei termometri che testimoniano che la loro temperatura media è di 25 gradi. Questi esemplari possono nuotare in acque quasi congelate. La loro temperatura corporea li rende dei predatori molto attivi. L'endotermia è dunque la loro risorsa principale. Se questo pesce non avesse il sangue caldo, non sarebbe in grado di essere un predatore così attivo in queste acque. Hai visto? Ha tirato fuori la testa e ci ha guardato. Mentre l'equipaggio di Goldman non è riuscito a pescare nulla, una barca da pesca sportiva è stata più fortunata. La pesca commerciale non è consentita per gli squali salmone, ma è permessa quella sportiva, sia pure in maniera limitata. Questi pescatori hanno quel che Goldman sta cercando. Uno squalo salmone femmina. Tra gli esemplari da monitorare, Goldman sperava di catturare alcune femmine gravide. Gli squali si accoppiano in luglio ed in agosto. La gestazione dura 9 mesi, ma in questo caso la femmina è soltanto un cucciolo. Capita spesso che gli squali salmone vengano uccisi durante la cattura di altri pesci. Con la doppia pesca i problemi sono molti. Se non sappiamo quanti squali salmone sono stati pescati direttamente con la pesca sportiva e indirettamente con quella commerciale, la loro popolazione continuerà a diminuire. È forse il momento di affrontare in modo deciso il problema della doppia pesca e ricavare un'idea complessiva dello stato di salute della popolazione degli squali salmone. Ci servono informazioni per far sopravvivere gli squali. Ken è ottimista. Con i suoi studi può contribuire a proteggere il futuro di un animale unico. Il comportamento di molti pescatori complica il nostro lavoro, che consiste nel salvaguardare le popolazioni a rischio estinzione. Ormai il problema è stato individuato. Non ci resta che passare all'azione. Primi di settembre, a circa 3 ore di distanza dalla costa di Halifax.
Sulla barca da pesca di David Gray è stata posizionata una gabbia da immersione per squali. Oggi non si vuole pescare. Chris Clark e Jeff Gallant si preparano per un faccia a faccia subacqueo. La gabbia è stata costruita da una scuola aziendale in Drummondville. Di solito fabbrica delle macchine, fa lavori di saldatura. Quando ho spiegato cosa mi serviva, sono rimasti tutti sorpresi, perché era un progetto unico per Drummondville, un luogo molto lontano dal mare. Per quegli studenti, lavorare ad una gabbia per gli squali è stata un'esperienza incredibile. Erano elettrizzati ed hanno fatto un buon lavoro. Oggi cerchiamo squali blu. Il tempo sembra buono. Un po' di mare mosso ieri, ma dovremmo avvistare degli esemplari. Abbiamo pescato molto, a sufficienza per preparare una zuppa di pesce molto gradita agli squali. Spero che siano affamati. La pastura è un richiamo irresistibile. Gli squali blu si trovano soprattutto in mare aperto. Ma a differenza di quelli nasuti e di quelli della Groenlandia, di solito non vivono a più di un centinaio di metri sotto la superficie. Ci vogliono diverse ore, ma finalmente uno squalo viene avvistato accanto alla barca. Chris e Jeff trascorrono un'ora osservando tre grandi esemplari di squalo blu. Lo squalo blu non è considerato pericoloso. Nel mondo si sono verificati soltanto una ventina di casi accertati di attacchi contro l'uomo. La gabbia è quindi soltanto una precauzione. Gli squali sembrano spaventati dalla presenza umana. Probabilmente è una delle prime volte che in Canada viene usata una gabbia per immergersi al loro fianco. Una prassi in molte altre parti del mondo è qui in Canada un evento straordinario. A conferma che molti canadesi sono ignari della presenza degli squali nelle loro acque. Non sanno che esiste ancora molto da conoscere in proposito e che bisogna farlo velocemente, prima che i misteriosi abitanti dell'oceano scompaiano per sempre.